E dico, papà, no, no, lascia stare, non c'è problema. Ora, che cosa accade 2 settimane prima del matrimonio? Torno a casa, la Miki piangeva, che è una cosa normale, ma io ci convivo. C'è ogni 3 minuti di fa... Vi dico solo che ha pianto all'ultima puntata di Pio e Amedeo. Ora, io li amo Pio e Amedeo. Vedo, ma amore, perché piangi? C'è della poesia in Pio e Amedeo. Amore mio, che bombolone. Vogliamo mettere la crema dentro al bombolone? È poesia. Io li amo. E loro lo sanno. Ma amore mio, ti vediamo finché non esce il petrolio. Non è poesia. Non è poesia. E lei, ma tu cosa ne sai? Beh... Comunque, lei è lì e fa, guarda cosa c'è sul tavolo. Non lo vedo. Ho provato anche con Shazam. Piangeva, è uscito l'inno dell'Inter. Questa io, vivendo a Milano, lei piangeva e dico, perché piangi? Ma non capisco niente. Cosa? Vedo il tavolo, vedo una scatoletta. Ho detto, cosa c'è? Aprilo, usciamo. Lo apro, c'erano dentro 2 fedi. Dico, ma perché hai comprato le fedi? E lei... Ma poi perché il dito qua? Escono da qua le lacrime. Non è che tutto si... Non ha... Non credo, no? No! Perché il dito qua? Cioè, neanche le basi ha! Volevo farti un regalo! C'eravamo i cani, tutti, che sentivano il fischio. Che rimanesse nostro per sempre! Le fedi, che bel regalo. Non so perché, lo dice a mia mamma, che è l'ultimo nazista in vita del Terzo Reich. Mi telefona. Sì? Mi dai il biciclette di Reich a dirlo! E mia mamma, ragazzi. C'è quanta poesia. Dimmi. Fai schifo. Hai fatto comprare le fedi a quella povera ragazza. Perché l'amici la mattina per strada comprate fiammiferi, signore! Comprate! Mi fa, fai schifo, le fedi le compra testimone dello sposo. Ora, se c'è una cosa che hanno in comune i miei amici, è che le braccia partono da qua. Molti non guidano per questo problema. Figurati andare in tasca a cercare il danaro. Mi dice, Adolf, fai così, comprale tu il vestito. Tirchio maledetto, lei c'ha sta fissa che son tirchio. Poi quando sarà più, che ti seppelliranno quei soldi, madonna, quanta rabbia! Cioè, non è che uno li deve bruciare. Però poi io avevo appena comprato il mio e ho detto, grande idea, anche perché per il mio, con l'IVA, il viaggio in macchina, eravamo io e Gigi in auto, il diesel, con dentro il pranzo e un paio di scarpe, 8,90. 890 era quello che ho pagato di meno in tutto il matrimonio. Ho detto, quanto costerà mai il vestito di una donna? Torno a casa e le dico, Miki, e lei, ti vorrei regalare io il vestito da sposa. Doppietta di dita. C'era il dito, ciao che tu qua, sì è la prima volta. Vabbè, ha pianto mezz'ora. Ma come ti è venuto? Dai, lo sai, sono romantico. Che sentivo... Lì fa... Vado con un'amica. L'amica è qua. Ora, a parte quando ho visto i video,
parliamo de... le donne non stanno bene psicologicamente. Hanno fatto, lei ha provato 20 vestiti, l'amica l'ha ripresa 20 volte, in 20 video l'amica piange. Cioè, vai, esci! Cosa piangi? Lo paghi tu? No, cosa piangi? Piange. Cioè, sai come l'ho comprato io? Eravamo insieme, io e Gigi passeggiavamo. Tu, guarda questo blu. Bellissimo. Signora, sì, c'ha la 50, se me lo mette via, mangio e me lo prendo. Finito. Che tutti, quanti ne hai provati? Cosa? Già è lì ogni volta che passo, guarda, guarda, 900 euro, guarda lì nell'armadio, guarda. Ah, ma lo riuso, eh. Comodo, ma lo riuso. Ora l'amichi torna e fa, allora, c'eravamo io e Gloria. Ne avrei scelti due. Ma ne compreremo uno, giusto? Sì, per dire, Remo. Allora, uno è crema. Amore, però, scusami. Ci sposiamo all'aperto. Il prato verde, il cielo azzurro. Il crema non è che... Fammi finire! Allora, amore, ti dicevo... Che matta, no? Quindi passa... E allora, il crema... E tutto... Allora, fa tutto un robo, no? Che si... Che non... Fa tutto... Che se tu le levi l'audio... E la guardi da lontano e metti giù una musica. Sai quando prendono l'MD? Lei. E poi fa tutto! Poi si apre! E c'è il velo che fa! Mi fa questo crema. Ti dico quanto costa! Ti dico quanto costa. Dimmi. 2100. Picchia, va benissimo, perché tutti i miei amici... Oh, ha un occhio, Ireni. Ma poi ne ho visto uno bianco. Vabbè, quello bianco... C'ho tutti che faceva... Si stringe qua. Con degli sbuffi, perché anche il vestito si rompe le palle, sbuffa. Ti dico quanto costa? Dimmi. 6.200. Non ho capito. 6.200 euro. Che poi, guarda che crema, non è che fa schifo, no? Lei, che è fatta così. Ma io non voglio, allora, non voglio che spendi soldi. Va bene quello crema. In quell'istante ho detto, l'ha detto lei. Cioè, avevo già la carta firma. Ma già sentivo. Buttati il che schifazzo! Allora, posso dire che ho preso in giro sempre tutti i miei amici nella vita. Quelli che si sono sposati. Quando tocca a te, è incredibile. Lei è arrivata. È scesa dalla macchina. E ho pianto. È pazzesco. Quando ho visto il vestito bianco, pensavo...
più il velo, perché il velo non era compreso. Quando lei mi ha detto 6.200 euro, mi fa, e poi c'è il velo, cosa? Per 6.200 euro voglio Giorgio Armani, che viene con la Singer. Oh, è figa, sono qua. Che prende il lago e non entra. Non entra il lago. 800 euro di velo. Il mio vestito costava 800 euro. E quando il prete ha detto, alzalo. No! Un mese lo tieni. Ci vediamo tra pochissimo.